Eccoci, credo che ci siamo. Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati a Casa La Terza, il nostro appuntamento che dura ormai da diverse settimane. Questa sera mi fa particolarmente piacere essere qui perché siamo alla vigilia di una data per noi importante. Come sapete, noi La Terza, come tanti altri colleghi, abbiamo dovuto sospendere la pubblicazione delle nostre novità in seguito alla chiusura delle librerie. Siamo in fase 2, le librerie stanno riaprendo e da domani ci saranno di nuovo in vendita le nostre novità editoriali. Quindi mi sembra particolarmente festosa l'occasione per riparlare dei nostri libri, dei nostri libri in uscita. Il nostro ospite di questa sera è Stefano Allievi, che saluto. Ciao Stefano. Buonasera. E Stefano è professore di sociologia, insegna all'Università di Padova, è uno tra i massimi esperti nel nostro paese e non solo di fenomeni migratori e di pluralismo religioso. È autore di numerose pubblicazioni, alcune delle quali tradotte anche all'estero. Vi segnalo tra i titoli più recenti alcuni libri usciti con noi negli ultimi anni, in particolare Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione, un libro del 2016 firmato insieme a Giampiero Dalla Zuanna, e Immigrazione, cambiare tutto del 2018, un libro che ha avuto un ottimo riscontro e che ha suscitato un ampio dibattito. Ci auguriamo che susciti un dibattito altrettanto ampio e ancora più ampio il volume che uscirà domani in libreria, che vi mostro, eccolo qua, che si intitola La spirale del sottosviluppo, perché così l'Italia non ha futuro. Ora chiederemo ovviamente a Stefano di raccontarci alcuni dei contenuti del suo nuovo libro. Lo solleciterei però in apertura sul tema per cui, come dire, è più noto e più apprezzato dai nostri lettori, che è il tema delle migrazioni, di nuovo, anche se nel libro, come Stefano poi ci dirà, si parla di molto altro, perché volevo avere un suo parere, un suo giudizio su un argomento molto attuale, che è quello della regolarizzazione dei migranti. Io, Stefano, ti ho detto al telefono, sono rimasta molto colpita dal fatto che in queste settimane siamo stati alle prese con emergenze planetarie e con problemi tutti i nostri nazionali che sono andati, ovviamente, come dire, dalla questione sanitaria, che è stato il problema principale, alla consapevolezza dei limiti delle nostre infrastrutture, i problemi di ritardi nel mondo della scuola e della formazione, le difficoltà legate al mondo del lavoro e al lavoro nero, le disuguaglianze territoriali, il problema degli anziani. Insomma, tante questioni sono emerse in queste settimane, molte di queste questioni sono oggetto di trattazione del tuo libro. Sembrava che l'emergenza migranti fosse, come dire, scomparsa dall'orizzonte, invece in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, di nuovo la questione migranti, regolarizzazione dei migranti ha, diciamo, scaldato gli animi, diciamo così. Qual è il tuo giudizio e che cosa ci racconta quest'ultimo tassello della cronaca politica e non solo? Guarda, la domanda per me è quasi divertente, perché quello che viene fuori, intanto che non è un'emergenza migranti, è un'emergenza agricoltura e quindi servono i migranti. Questo è interessante e fa vedere un po' la logica di tutto il libro, dopo ne parleremo, cioè collegare veramente temi diversi. Io, quando si trattava del libro precedente, dicevo sempre: non capiamo niente di una nave in mezzo al Mediterraneo se guardiamo la nave in mezzo al Mediterraneo e non capiamo cosa c'è prima, l'Africa, e cosa c'è dopo, i paesi di accoglienza, Bruxelles. Come dire, si risolvono in altre sedi, non in mezzo al Mediterraneo. Su questo tema è chiarissimo la connessione. L'agricoltura è in difficoltà mostruosa. Io ho avuto una chat l'altra sera
con esponenti del mondo agricolo in Piemonte, quindi un'agricoltura ricca, dove mediamente i braccianti prendono 10-12 euro all'ora e sono in difficoltà mostruosa, cioè non riusciranno a fare, non riescono a fare, perché noi pensiamo solo alla vendemmia, ma in realtà il lavoro nella viticoltura è stagionale sui generis, perché comincia adesso con quella che chiamano potatura secca e arriva fino alla vendemmia e al carico. E non ci riescono, molto banalmente, e non ci arriveranno gli italiani a farle, non ci arriveranno perché comunque non sono abbastanza, ma perché non c'è neanche interesse per una serie di motivi, ma comunque ne servono almeno 200.000 in agricoltura, non sono bruscolini. E la cosa interessante è che noi facciamo l'emergenza tutti gli anni, ma in realtà questi che vengono a lavorare in agricoltura, in molte aziende agricole, sono gli stessi da 10 anni, da 15 anni, no? Quindi, che però quest'anno non verranno perché sono rimasti poi in Bulgaria, in Romania o in Marocco, eccetera. E sono in enorme difficoltà. Questo vuol dire una perdita di ricchezza mostruosa. Nel sud stanno già buttando via dei raccolti, pomodori, fragole, eccetera, cioè anche raccolti ricchi, non hanno mani per caricarli. Questo vorrà dire che il PIL è ancora più basso, non cala solo di 10 punti, calerà di 12, perché l'agricoltura non... Pensiamo poi che cos'è il vitivinicolo, perché non è l'uva che si mangia, poi è l'uva che si imbottiglia e si vende in tutto il mondo. Questo aiuta a vedere quantomeno le connessioni. Poi, se posso dire, esprimere un'opinione sulla sanatoria o regolarizzazione, come preferisco, va fatta, ma non va neanche fatta perché abbiamo bisogno di braccia in agricoltura, va fatta perché non ci conviene avere l'1% di fantasmi in Italia, e tanto più in situazione di emergenza sanitaria. 500.000 di irregolari è un costo che non possiamo permetterci, è molto meglio averli regolari e poi regolamentare il resto, naturalmente. La cosa demente, poi chiudo, è di fare una regolarizzazione a tempo. Ti regolarizzo per 2 mesi e poi torni clandestino, ma è una follia. Tanto più che in 2 mesi le questure che conosco non riusciranno nemmeno a fare i permessi di soggiorno. Ecco, ci siamo affezionati alla logica dell'emergenza e quindi vogliamo continuare in questa situazione. Chiarissimo, Stefano, ti ringrazio di questo primo chiarimento. Mi è sembrato utile partire da questo elemento di strettissima attualità. Mi dicevi poco fa che il decreto, no, è proprio cosa di queste ore, perché come dire, ci porta esattamente al cuore del tuo libro. Quando tu ci hai proposto questo libro, ci hai detto: io mi sono occupato negli ultimi volumi, ho citato alcuni dei più recenti poco fa, di migrazioni, vorrei però che si allargasse lo sguardo, perché in questo paese non è forse abbastanza chiaro che il tema migrazioni non può essere considerato e analizzato da solo, va analizzato in stretta correlazione con altre questioni, perché solo in questa visione ampia possiamo affrontare in maniera adeguata il futuro, tenendo conto che in Italia c'è un gran bisogno di affrontare adeguatamente il futuro. Vuoi raccontare, Stefano, ai lettori che ci seguono, quali sono gli altri temi, oltre al tema delle migrazioni, certo, che ovviamente c'è nel libro, e qual è il nesso, qual è la rete che tiene insieme questi aspetti? Allora, il libro intanto è stato, beh, lo sai, faticosissimo, nel senso che ci ho messo 1 anno e mezzo di lavoro, perché ho affrontato temi anche per me nuovi. Quindi immigrazione, demigrazione, un po' demografia me ne ero già occupato, ma aggiungerci l'istruzione e il lavoro, questi sono i 5 temi affrontati, è stato molto più complesso. Perché l'obiettivo qual era? Intanto io mi ero già accorto di alcune cose, che ovvio che l'immigrazione è legata alla demografia, molto banalmente. Sembra stupido dirlo o banale, e però noi appunto continuiamo a ragionare in termini emergenziali di immigrazioni, che sono cominciate peraltro 50 anni fa, è 50 anni che abbiamo gli immigrati. E però li abbiamo anche per motivi che sono collegati ad altre cose, tipo alla demografia.
Noi siamo un paese che invecchia in maniera mostruosa, è il più vecchio d'Occidente, abbiamo il tasso di over, la percentuale di persone con più di 65 anni più alta tra i paesi sviluppati, solo il Giappone ci batte, e la popolazione attiva diminuisce in maniera mostruosa, il calo delle nascite è drastico e l'Italia è il primo paese in cui, che è andato sotto crescita zero, crescita negativa in Occidente, ed è già parecchio tempo che siamo in crescita negativa. Qual è il risultato? Che in questo momento, per esempio, in Italia ci sono più morti che nati, questa è una prima evidenza. La seconda è che abbiamo tre lavoratori ogni due pensionati. Con la demografia che abbiamo adesso significa che nel 2045 il rapporto sarà di un lavoratore attivo per un pensionato, cioè una roba insostenibile. E in più si lega alle emigrazioni, perché appunto l'altra cosa di cui mi ero accorto facendo un po' di analisi di mercato del lavoro con dei colleghi economisti, per cui sono andato a sfrugogliare anche in quest'ambito, è che noi abbiamo quest'idea intuitiva che è passata nel mondo politico, ma anche nei media, per cui se i migranti portano via il lavoro, per cui se non ci fossero i migranti, magicamente i nostri disoccupati trovano lavoro. La cosa clamorosa che ho trovato scavando nei dati in questi ultimi anni, che poi ho collegato al resto, è che in realtà è l'opposto. Se diminuissero i migranti, noi avremo una fetta di economia molto più piccola, una serie di settori semplicemente o non esisterebbero più o avrebbero delle serie difficoltà. Pensiamo nell'agricoltura, in edilizia, nel turismo, alberghi, ristorazione, eccetera. La quota di PIL prodotta dagli immigrati è il 20%, quindi togli gli immigrati, togli il 20% di ricchezza. Quindi vuol dire che quindi è meno ricchezza distribuita e ci sarebbero meno posti di lavoro per gli italiani. Un'altra cosa per cui è utile collegare, per esempio, immigrazione, istruzione e lavoro. Banalmente, l'80% degli immigrati, questi sono dati del Ministero del Lavoro, è inquadrato come operai. Noi abbiamo bisogno di operai, non ne abbiamo abbastanza. Per il calo della manodopera, per il calo demografico e per la specializzazione della manodopera. L'80% dei ragazzi ha almeno il diploma, se non di più. Ora, i lavori che fanno di più gli immigrati sono in questi settori qua: colfe badanti, bracciantato in agricoltura, manovalanza in edilizia, operai soprattutto non specializzati e anche un po' specializzati nella manifattura, ristorazione, cucina, pulizie negli alberghi e quella che chiamiamo pomposamente logistica in maniera molto chic, e che vuol dire chi scarica le casse all'ortomercato alle 5 del mattino o ci porta i nostri pacchettini Amazon coi camioncini, coi furgoni. Questo sono il grosso dei lavori che fanno gli immigrati. Sono il grosso dei lavori che i nostri diplomati farebbero? Ovviamente no. Ovviamente no. E quindi cosa succede? Che o restano disoccupati, e infatti abbiamo il più alto tasso di NEET d'Europa, cioè di gente che né lavora né studia. Né cerca lavoro, no? Né cerca lavoro attivamente, esatto. E che ha delle percentuali assurde in Italia, dovute anche alla ricchezza privata, al risparmio privato, così via, e oppure migrano. E infatti oggi l'emigrazione ha superato l'immigrazione, cioè non c'è nessuna invasione in corso. La popolazione cala perché abbiamo più morti che nati, e cala al doppio in realtà perché abbiamo anche più emigranti che immigrati. E questa è una tragedia che ci si prospetta. Per riferirmi a quello che dicevi tu e poi chiudo il ragionamento, questo paese ha davvero bisogno di una grande operazione verità, cioè noi dobbiamo sapere quanto è grave la malattia,
dovevamo già saperlo prima, poi è arrivato il Covid, diciamo che si è aggiunto un altro tumore a quello che avevamo già. No, ma era per dire che se non abbiamo chiarezza di visione, cioè dove vogliamo andare, e proponiamo soluzioni anche abbastanza radicali, rischiamo di non uscire. Il sottotitolo è pessimista temperato, nel senso che dice non è che non ce la facciamo, se andiamo avanti così però non ce la facciamo, questo dobbiamo saperlo, e quindi c'è bisogno di un'operazione chiarezza, di un'operazione verità, diciamo così, ed è quello che abbiamo tentato di fare. Noi, Stefano, ti siamo molto grati per il contributo che con questo libro hai dato a questa operazione verità. Guarda, l'affermazione che hai fatto poco fa, così en passant, sul numero dei ragazzi che migrano rispetto alle persone che invece vengono da noi, già da sé a me colpisce moltissimo, nel senso che sono inevitabilmente più potenti le tante immagini che nel corso degli anni abbiamo visto, no? Che con i barconi, con come dire, poi anche la strumentalizzazione di alcune parti politiche, rispetto invece alle scene che probabilmente sono meno eclatanti, fanno meno scalpore, dei tanti giovani che magari, come dire, con qualche aereo, con qualche compagnia low cost, hanno contribuito ad affollare molte metropoli europee. Ma questo dato che tu ci hai ricordato è un dato che andrebbe ricordato ogni giorno e che andrebbe, come dire, riproposto ad alcuni degli attori, come dire, che agitano un po', no? Lo spauracchio dei migranti, forse per non affrontare altri problemi strutturali che comunque ci sono e che tu decisamente non nascondi anche nel libro. Senti, Stefano, volevo raccontare a chi ci ascolta un po' alcune delle fasi di gestazione di questo lavoro. Tu hai detto ci ho lavorato un anno e mezzo, è un lavoro appunto frutto anche di nuove ricerche, nuovi studi. Il libro doveva uscire prima, doveva uscire un mese fa, un mese e mezzo fa, poi appunto ci siamo trovati tutti in questo evento enorme, imprevedibile, e ci siamo fermati sia per la ragione che ho detto all'inizio, appunto abbiamo momentaneamente congelato le nostre uscite, sia anche perché ci siamo chiesti in un libro, come dire, così d'attualità come questo, se quello che stava succedendo indeboliva le tesi, le rafforzava, rendeva necessario un ripensamento. Quindi i nostri lettori devono sapere che all'anno e mezzo di lavoro già al tuo attivo si è aggiunto un'ulteriore fase di lavoro, perché ti ho chiesto, come dire, di rileggere un po' tutto, di rimettere mano e cercare di capire appunto che cosa ci dice anche il tempo presente che stiamo vivendo. Tu da subito mi hai detto le tesi che reggono il libro, come dire, risultano tutte assolutamente valide. C'è una parte finale che tu hai aggiunto oltre a una revisione complessiva. Questa parte finale è intitolata quello che ci ha insegnato Covid-19, quindi, come dire, c'è anche una riflessione specifica proprio sugli ultimi elementi su cui possiamo fare delle analisi. Ti volevo chiedere però che cosa ti ha colpito di più rispetto agli accadimenti delle ultime settimane, degli ultimi mesi, rispetto alle scelte politiche che sono state fatte, rispetto alle difficoltà che sono emerse dal punto di vista delle riflessioni che avevi già portato avanti nello scrivere questo libro. Cioè, c'è un tema tra quelli che tu hai nominato, immigrazione, lavoro, scuola, demografia, in cui, come dire, è risultato particolarmente evidente e forte la situazione di difficoltà in cui noi già ci trovavamo, secondo te? Sì, e ti darò una risposta forse in attesa. Quello che è assolutamente ineccepibile è che, diciamo, il quadro generale ne è uscito rafforzato, non indebolito, il quadro interpretativo generale. Quindi ne approfitto per ringraziare la Terza, proprio come casa editrice, oltre che te come editor, ma perché è un atto di coraggio uscire con un libro, diciamo, difficile da certi punti di vista, perché appunto
ti sbatte in faccia in maniera molto semplice, peraltro, ma una serie di dati chiari che ti fanno capire qual è la difficoltà della situazione. E su tutti, già come ti ricorderai, insomma, e come vedranno i lettori del libro, c'era già una proiezione sul futuro. Io già nell'edizione originale cercavo di dire cosa succederà nei prossimi anni, e anzi di proporre delle cose, cioè cosa bisognerebbe fare per non finire nella spirale del sottosviluppo citata nel titolo, cioè per uscirne. Perché l'idea era: ci siamo dentro, dobbiamo fare delle cose per uscirne. Quindi c'è anche tutto un lavoro, come dire, civico, me lo dico da solo, ma è così, nel senso che è una fatica di cercare di fare delle proposte, perché ne abbiamo bisogno, perché amiamo questo paese, perché ci viviamo, eccetera. Ma infatti tu nel titolo hai voluto specificare perché così l'Italia non ha futuro, cioè, ci sono altri modi in cui ci Certo, auguriamo di averlo il futuro. esattamente, però le debolezze strutturali di questo paese sono le rese ancora più visibile la nostra difficoltà, direi anche la nostra incapacità brutalmente di affrontare questo fenomeno ancora adesso che siamo a 103 giorni dall'inizio di questa vicenda, 103 lo ricordo, e ancora non produciamo le mascherine, non sappiamo chi distribuisce, cioè non c'è ancora nulla. E questo fa parte dell'incapacità gestionale tipica del nostro paese, eccetera. Ma si collega anche ad alcuni problemi legati al mondo del lavoro da un lato, e mi verrebbe da dire all'istruzione dall'altro. Io ho insistito molto sul capitolo sull'istruzione, sia nell'analizzare le nostre debolezze, molto, molto banalmente. Noi investiamo meno in percentuale sul PIL, sul prodotto interno lordo, noi investiamo meno di tutti gli altri paesi, meno della media europea, meno della media OCSE. Abbiamo la metà dei laureati della media dei paesi dell'OCSE, in compenso abbiamo il doppio degli analfabeti funzionali. Io credo che questa cosa si sia vista in questa emergenza. Non farò, lo dico, ma il triste per noi paragone con la Merkel, che avendo un dottorato in chimica ha capito subito e ha saputo spiegare con parole facili ai tedeschi cosa succedeva. Non è solo questo, è che c'è davvero un'incapacità che è legata anche a questo, di affrontare tematiche complesse. Chi studia di più è abituato a buttarsi nella complessità, a cercare connessioni, altre variabili esplicative, eccetera. Non puoi fare delle scelte semplici, cioè si fa così e non tieni presente tutte le implicazioni e tutti gli attori coinvolti. Secondo me questa cosa si è vista in maniera drammatica, diciamo, e si vede anche nel dibattito sul coronavirus, sia quello, diciamo, mediatico e politico, sia anche quello sui social network, in cui l'analfabetismo funzionale è visibilissimo, diciamo così, e temo anche tra i decisori pubblici. Una cosa che cercavo di dire all'inizio del capitolo sull'istruzione, faccio notare che un paese in cui la classe dirigente non dà valore alla conoscenza, non incoraggia i giovani a investire nella conoscenza, e se lo fanno comunque per conto loro, li incoraggia ad andare via perché non li retribuisce abbastanza, e non solo economicamente, anche psicologicamente, anche simbolicamente, eccetera. Questa cosa è stata visibilissima. Mancano competenze, ma mancano delle generazioni, per esempio, pensa alla composizione o all'età media delle varie task force. È impressionante, nel confronto anche con gli altri paesi, dove ci sono 35enni, 40enni a capo di progetti immensi. Noi, l'unico sociologo che c'è nella task force è in pensione. E questo per dire come questo problema dell'invecchiamento del paese, e in cui la parte più vecchia, anche quella meno istruita, e questo vale anche per le classi dirigenti, il tasso di
laureati e persino di diplomati tra gli imprenditori e tra i dirigenti è confrontato con quello della Germania, dell'Olanda, dell'Inghilterra, della Francia, è ma non la metà, di meno. Rispetto a alcuni paesi siamo un terzo. Allora, può, come dire, una classe dirigente è un sistema paese costruito così incoraggiare lo sviluppo dell'economia della conoscenza. Problema, l'economia della conoscenza è l'economia di domani, è l'economia ricca. Mai come in questo periodo storico le conoscenze contano più dei macchinari e rendono di più. Stefano, sai benissimo che questi dati, ad esempio sulla percentuale, no, di PIL in investimento, che come vedono l'Italia tra i fanalini di coda dei paesi d'Europa, dei paesi sviluppati, sono dati pubblici, diffusi, ogni tanto vengono fuori. La speranza è che appunto in un momento come questo vengano affrontati con maggiore serietà e ci sia un nuovo inizio e come dire, la consapevolezza che è un ritardo che va colmato assolutamente. Tu prima giustamente facevi anche riferimento un po' al ritorno alle competenze, no? Siamo reduci da una lunga ubriacatura in cui, come dire, ci siamo illusi che complice anche l'informazione accessibile a ciascuno di noi in rete, più o meno tutto fosse uguale e che, come dire, le competenze maturate invece anche in luoghi strutturati di formazione fossero alla fine interscambiabili con altre modalità di acquisizione di conoscenza. Si è visto che non è così in questa stagione. Se devo dire un elemento positivo, forse è un maggiore sentimento di riconoscenza e di stima verso la scienza, ad esempio, in queste settimane, no? Poi bisogna vedere se questo si tradurrà appunto in investimenti anche nella ricerca pura e nei tanti aspetti che tu sottolinei nel libro. Stefano, volevo condividere con te alcuni dei commenti che arrivano su Facebook, non so se tu li stai leggendo. Luigi, no. Speranza scrive: un paese in declino demografico che non riesce a regolarizzare i migranti necessari per il lavoro agricolo viene meno ai diritti fondamentali dell'uomo. Certo, noi abbiamo affrontato la questione, come dire, dal lato anche, come dire, più strettamente funzionale dell'economia e della perdita di ricchezza. Ovviamente il tema è più ampio. Ci sono alcuni saluti e c'è poi una domanda di Vincenzo Sant'Andrea che ti chiede: come viene interpretato il fenomeno del reshoring, che viene accelerato e diventa più conveniente, oppure come si modificano le catene del valore e quindi dei profili occupazionali? Allora, con la sintesi che ti è propria, perché ovviamente, come dire, meriterebbe un approfondimento di più lunga durata questa domanda, vuoi dare un cenno di risposta? Sì, volentieri, no, ma rispondo prima alla tua però, perché è cruciale. Io l'ho anche scritto nel libro che in qualche modo Covid ha fatto ritornare in auge alcune competenze. No, abbiamo avuto un periodo, ero più ottimista quando l'ho scritto, però devo dirti la verità, perché c'è stato un momento in cui, ok, per fortuna sono uscite dai palinsesti un sacco di personaggi inutili, futili. C'è una cosa tipica anche del nostro giornalismo, però un difetto fondamentale del nostro giornalismo televisivo in maniera particolare è che i giornalisti intervistano i giornalisti. Sì, non mai si parlano, amano parlarsi fra di loro, è vero. Come sai bene, facendo libri, i libri che si vendono sono i libri dei giornalisti, anche sui temi specialisti, no? E questo è un problema, no? Oppure si intervistano politici che intervistano giornalisti che intervistano politici che intervistano giornalisti e si citano tra di loro. E questa cosa è stata spezzata da Covid, perché improvvisamente c'è stato bisogno di virologi, dei professoroni, degli intellettuali. È durata poco però, perché sono già ricomparsi, adesso stanno di nuovo ricominciando, non farò nomi, ma a invitarsi tra di loro nei saloni televisivi e intervistarsi tra di loro. E è già quasi, abbiamo ancora questa forte presenza di virologi come se fossero figurine, no? È diventata una categoria improvvisamente popolare, ma in realtà non so se ci sarà una ricaduta di maggiore. Per quanto riguarda i migranti, in qualche modo chi ha fatto la domanda correttamente si è anche risposto da solo, nel senso che ha dato la risposta
corretta. No, noi investiamo in futuro, non investiamo ma non investiamo neanche nei nostri interessi, che è questo che è pazzesco. Cioè ci facciamo del male da soli pur di come dire, seguire dei pregiudizi di tipo fondamentalmente ideologico, o la logica del capro espiatorio, che è una tipica logica da analfabeta funzionale, però lasciamelo dire senza nessuna, come dire, snobismo. Cioè, sempre molto efficace in tutto il mondo. È la soluzione semplice a un problema complesso. Le cose vanno male, è colpa sua, è colpa di qualcun altro. No? È chiaro, ha funzionato spesso, però non risolve i problemi. Cioè funziona a scaricare le colpe, ma non risolve i problemi. Per quanto riguarda le domande più specifiche, premesso che non sono un economista, ma quello che ho fatto volentieri e mi è stato utile è, tra l'altro, tutti i capitoli li ho fatti leggere a specialisti di quei settori lì. E dei rispettivi settori, che non erano quelli miei, ma il reshoring era un fenomeno che era già iniziato prima. Cioè il ritorno, reshoring vuol dire il ritorno delle fabbriche che erano state delocalizzate all'estero, riportate in Italia. È un fenomeno che è iniziato già da qualche anno. Conosco anche personalmente imprenditori che hanno investito in Cina, eccetera, che stavano in parte riportando in Italia e in parte anche semplicemente portando altrove, per esempio in Africa, che è davvero, era fino a poco tempo fa, ma ritornerà ad essere molto rapidamente una delle nuove frontiere dello sviluppo. Noi abbiamo un'idea pauperista dell'Africa, ma ci sono aree dell'Africa che crescono a due cifre, e questo ci dice molto, ma e che comunque cresceranno in maniera enorme dal punto di vista dello sviluppo. Il problema è che con la crisi che abbiamo avuto adesso, un crollo del 10% del PIL, eccetera, da un lato si tornerà effettivamente alle filiere forti, e le filiere forti, uso parole difficili, sono anche quelle anticicliche, cioè quelle che non accompagnano il ciclo. Penso per esempio l'agricoltura tornerà a essere una filiera forte, si tornerà a investire in settori dove non si investiva più, perché ce ne siamo accorti, appunto dalle fabbriche di camici e mascherine e guanti in avanti, no? I reagenti per i tamponi, tutte queste cose qua, l'abbiamo capito che dobbiamo avere delle produzioni qua, che non è propriamente un reshoring, ma un ritorno di alcune produzioni che c'erano, erano andate via, adesso abbiamo capito che sono strategiche e bisogna mantenerle. Però sconteremo una crisi gigantesca. Gli ottimisti stanno ai dati attuali, cioè che abbiamo perso il 9,5% di PIL in tendenza annuale. Io penso che sarà molto peggio in realtà, e questo vorrà dire che, come dire, ristrutturazione, perché c'è una mortalità di imprese che non vedremo adesso, vediamo a ottobre-novembre in parte a inizio dell'anno prossimo, la vera mortalità delle imprese. Da un lato era persino fisiologica, imprese che sarebbero morte comunque, che si trascinavano negli ultimi 3-5 anni con fatica, diciamo un po' di darwinismo imprenditoriale ci avrebbe detto che sarebbero morte comunque, però sono morte tutte assieme o moriranno tutte assieme, e questo effettivamente creerà delle difficoltà anche al reshoring, ma anche a tante altre cose, e tra l'altro aumenterà. Io avevo già delle previsioni di aumento delle emigrazioni molto evidenti, ci sarà uno stop di qualche mese perché gli altri paesi stanno riaprendo adesso, ma non sarà come prima. La mobilità anche interna all'Unione Europea, liberissima come l'abbiamo avuto negli ultimi anni, subirà una battuta d'arresto, ma le emigrazioni aumenteranno sicuramente. Senti Stefano, io considero sempre i tuoi libri degli atti di impegno civile, se mi permetti questa lettura, non fosse altro che per quell'operazione di verità di cui parlavi prima, e sono degli atti di impegno civile anche perché secondo me, come dire, rappresentano degli strumenti utili ai decisori politici. Io mi auguro che libri come il tuo, ovviamente, come dire, ci sono tanti studiosi seri che fanno un analogo lavoro, possano finire nelle mani di chi poi appunto ha in mano
le leve delle decisioni. Se tu potessi dare un consiglio sulla misura più urgente a cui mettere mano, pur nella complessità dello scenario, nella complessità delle questioni appunto che ora hai velocemente riassunto, da dove consiglieresti di ripartire? Cioè la prima misura che andrebbe presa in Italia in vista di quello anche che dicevi sugli scenari che ci aspettano per l'autunno. Allora, ci sono misure di emergenza e queste riguardano sicuramente il lavoro, la defiscalizzazione, la semplificazione, perché siamo in mezzo a una marea terrificante di burocrati, di complessità, di moduli, solo per la cassa integrazione in deroga, cioè abbiamo delle complicazioni assurde che non ci sono altrove e che sono una delle grandi pietre d'inciampo di questo paese. Quindi da un lato questioni di emergenza riguardano soprattutto il lavoro e l'istruzione. La scuola non solo deve partire in pieno a settembre, ma poteva tranquillamente, almeno per i più piccoli bambini, esatto, questo serve per aiutare anche la forza lavoro, perché se devono lavorare due genitori, siccome mi occupo di mobilità e lo so, hanno i nonni vicino nella stessa città, sono sempre meno, diciamo così, per cui hanno bisogno di posti dove metterli, anche se tragicamente quest'idea che è passata, che la scuola è un parcheggio, è un danno terrificante. C'è un posto dove mettere i bambini, no, la scuola è un posto dove devi istruire i bambini ed è un investimento fondamentale. Noi dobbiamo portare risorse lì, quindi paradossalmente in termini di visione la cosa più urgente non è la sanità pubblica, la cosa più urgente è l'istruzione, il lavoro e la semplificazione burocratica. Questo sì, per cui investirei lì. Grazie Stefano, poi i lettori che da domani potranno acquistare il libro, spero nelle librerie, che ci dobbiamo impegnare tutti a sostenere, perché come tanti altri operatori economici, insomma, noi abbiamo loro come così immediato riferimento e pensiero, hanno attraversato e stanno attraversando un momento difficile. Dicevo, i lettori che da domani potranno comprare il tuo libro scopriranno una serie di tue valutazioni e previsioni anche sugli scenari. Voglio condividere le righe finali del libro, tanto non è un romanzo giallo, quindi come dire, nonna, non ride il nome dell'assassino. Mi fa piacere perché a fronte della preoccupazione che abbiamo condiviso di una situazione non facile, tu chiudi, come dire, con una esortazione alla speranza e concludi scrivendo: comunque sia, dovremo ricominciare e a partire da tutto questo sarà legittima e anzi utile, necessaria, una rinnovata voglia di vivere, di godere, di arricchirsi anche, speriamo, avendo imparato la lezione, su basi diverse da quelle attuali, con in testa un nuovo tipo di patto sociale e di vita. Ce la possiamo fare volendo e se vogliamo accadrà. Mi piaceva, Stefano, chiudere questa nostra chiacchierata, di cui ti ringrazio, con questa parola che non è solo di speranza astratta, ma è, come dire, di fiducia, di solida fiducia in quello che possiamo fare. Volevo però anche chiederti di raccontare, appunto, in questo contesto di trasformazioni, come stai promuovendo il libro, in particolare se ci vuoi raccontare di un evento che è in agenda tra pochi giorni. Sì, io già da libri precedenti, come sai, ho cominciato a ricavarne delle specie di conferenze spettacolo, per cui vado nei teatri, nei festival, racconto queste cose, alcune anche con la presenza di musicisti sul palco, per esempio quello sull'immigrazione, l'ho fatto. Abbiamo anche portato in molte scuole, mi fa piacere appunto ricordare questo. E anche per questo libro, fin da subito, e per fortuna con tempismo, cioè fin da prima del Covid, stavamo preparando, dico stavamo perché lo faccio con gli artisti, i giovani artisti che stanno a Fabrica, che è in Veneto un importante centro di studi e ricerche sulla comunicazione, l'arte e così via, e con loro abbiamo creato uno spettacolo, diciamo una conferenza spettacolo, la chiamiamo così,
che si intitola, e questo ci tengo, non ha il titolo del libro, ha un pezzo, ha il sottotitolo che riprende il libro, ma si intitola Ripartire, l'Italia dopo il coronavirus, uscire dalla spirale del sottosviluppo. Quindi è tutta in positivo, senza nulla nascondere delle tragedie del nostro paese, anzi vengono raccontate con dovizie particolari, ma l'idea è ripartire, giocato anche sul doppio significato della parola ripartire, che non è solo ricominciare, ma anche suddividere in maniera diversa tra garantiti e non garantiti, tra chi sta perdendo di più in questo momento e gli altri, tra classi, se si vuole, tra generazioni, che per me è cruciale. E questo avrà anche la prima planetaria, sarà il 20 di maggio alle 21, ci si può scrivere una diretta Zoom che poi andrà anche su Facebook in versione ridotta, ma quindi se uno va, così promuovo anche quello, oggi è uscita la nuova versione del mio sito, quindi stefanoallievi.it, e lì ci sono tutte le informazioni per seguirti. Sul libro ci sono i video di promozione e anche sullo spettacolo. Bene, io ti ringrazio Stefano, ricordo ancora il titolo del libro, che è La spirale del sottosviluppo, perché così l'Italia non ha futuro. Ti ringrazio davvero molto per queste considerazioni che hai voluto condividere con chi ci ascolta. Invito le persone che hanno ascoltato fin qui a seguirci ancora su Casa La Terza. Il prossimo appuntamento sarà domani, sempre su Facebook, alle 17, cambiamo un po' gli orari per confondere. Giuseppe La Terza parlerà con Anna Maria Montinaro, che è la presidente dei presidi del libro, e quindi parleremo appunto di forme di promozione della cultura e di cosa sta succedendo nel nostro mondo in queste settimane. Grazie Stefano. Grazie Lia, grazie alla Terza anche per la fiducia. A presto e grazie a tutti voi. Arrivederci.